segretario regionale Fiume ad Avellino per l'avvertenza ex Irisbus. Che cosa è accaduto? Ma è accaduta una cosa semplice, che noi avevamo degli accordi e un piano industriale per Bologna e per Avellino, e quell'accordo e quel piano industriale adesso non c'è più. Ed è chiaro ed evidente che se da una parte si tenta di chiudere una struttura oppure gli si dice che non c'è più nessun accordo che valga, è chiaro che quei lavoratori stanno difendendo il loro posto di lavoro. Ed è chiaro che da questa parte dobbiamo fare la stessa cosa, ma non lo dobbiamo fare in contrapposizione. Al di là che qualcuno può aver anche sbagliato, bisogna mettere insieme i lavoratori, perché se non mettiamo insieme i lavoratori non otteniamo nulla. È evidente che ci sono divergenze all'interno dei sindacati irpini, lei cosa ne pensa? Io ho ascoltato un'intervista, ho visto delle dichiarazioni sui giornali, da qualcuno me lo aspetto, ma perché ha fatto sempre questo durante la sua vita sindacale. Quando c'era la Fiat difendeva la Fiat, adesso c'è Del Rosso, difende Del Rosso, anzi può anche rappresentarlo a Del Rosso. Ma mi è un poco chiara invece la posizione di qualcun altro, che attacca i lavoratori di Bologna dimenticando che a Bologna non c'è solo la FIOM, che è vero maggioritaria, ma ci sono anche le altre organizzazioni, cioè FIM e UILM stanno tutti insieme a difendere quello stabilimento, e se tu ti contrapponi a loro non vai da nessuna parte, devi assolutamente, per il mestiere che fai, perché poi se uno fa un altro mestiere è un'altra cosa, per il mestiere che fai devi tentare di unire, anche quando sono contrapposti gli interessi dei lavoratori, devi unire i lavoratori e insieme fare una battaglia, perché è chiaro ed evidente dall'inizio che il polo è unico, non si salva nessuno, non è vero che diventiamo solo noi l'unico polo che costruisce autobus in Italia, se è così la Fiat non se ne andava. Rimaneva qui se c'era la convenienza. Un unico imprenditore che faccia gli autobus in Italia con un solo stabilimento a Avellino ha un'altra idea, e con 300 o 200 e dispere persone ha un'altra idea, fare gli autobus, la gran parte degli autobus all'estero, e portare qua solo per metterli a posto e venderli. Allora non faremo più autobus, questo è chiaro, facciamo un'altra cosa. Allora, se è finito quel piano industriale, che arriva un nuovo piano industriale. Noi abbiamo messo in piedi questa conferenza stampa perché naturalmente comunico prima di tutto che lunedì avremo un'assemblea pubblica a Grotta Minarda dove ci saranno le conclusioni di Michele De Palma, dove vogliamo entrare nel merito dell'avvertenza, faremo le analisi. Stamattina naturalmente abbiamo lanciato dei messaggi, diciamo così, chiari all'azienda, chiari al governo, chiari anche agli altri sindacati, che se vogliamo essere persone serie e corrette bisogna fare in modo che quando ci sono avvertenze così delicate vanno fatte le analisi del perché. Sentir dire delle baggianate per quanto riguarda contro i lavoratori e le lavoratrici di Bologna, o questa questione di voler spostare dei macchinari da Bologna ad Avellino, francamente va detto, non è scritto da nessuna parte che i macchinari di Bologna dovevano essere spostati ad Avellino, quindi è grave perché sta a significare che il piano industriale non c'è e ci si lavora, diciamo così, alla giornata. Allora, noi invece di questo siamo preoccupati, siamo di fronte ad un'avvertenza che come FIOM ci siamo spesi dall'inizio e ci spenderemo fino alla fine, e naturalmente il nostro spendersi è quello di riaprire Flumeri, di riaprire Bologna, ma di fare in modo che ci sia però correttezza e trasparenza e soprattutto un piano credibile che ad oggi non c'è, quindi noi questo è quello che chiederemo. Lunedì entreremo nel merito e capirete anche con le analisi che faremo perché c'è questa grossa preoccupazione da parte della FIOM. Manca esattamente un anno alle prossime politiche, c'è il dubbio che si voglia, come dire, allungare i tempi in vista di quell'appuntamento elettorale? Spero proprio di no, perché questo sarebbe veramente assurdo. Tra l'altro, almeno naturalmente non è scritto da nessuna parte, ma mi sembra che il signor Del Rosso in qualche intervista abbia detto che entro settembre 2017 tutti i lavoratori sarebbero all'interno dello stabilimento, quindi non credo che possiamo metterla sulla politica. Sulla politica invece voglio ricordare che il governo, l'ex presidente del Consiglio Renzi, in tutte le assemblee si spendeva sempre nel dire che l'avvertenza della Irisbus è stata risolta. Ci sarebbe bisogno che qualcuno gli dica che così non è.